Ciao amici, sono Simone. Benvenuti al nostro canale televisivo Happy Life. Su questo canale le notizie vengono trasmesse contemporaneamente dai nostri giornalisti in Italia. 1. Bufera GF VIP, il concorrente svela il patto segreto con la produzione. Signorini ora rischia il posto. Cosa è successo? La nuova edizione del GF VIP è iniziata e Alfonso Signorini ci ha tenuti compagnia, con i suoi vipponi, già per tre prime serate. Nelle ultime ore uno dei concorrenti sta facendo discutere particolarmente il popolo del web. Si tratta di Gianmaria Antinolfi che ha svelato un accordo preso con la produzione prima di entrare nella casa più spiata d'Italia. Lui è un imprenditore nel settore della moda, nato a Napoli nel 1985, venuto alla ribalta delle cronache per essere stato un flirt di Belen Rodriguez. Tra i suoi flirt conta anche Diane Mello, quarta classificata della scorsa edizione che ha visto vincitore Tommaso Zorzi. Durante le ultime due puntate del GF VIP Gianmaria Antinolfi ha ottenuto molto spazio grazie al suo rapporto con Soleil Sorge. I due hanno avuto, mesi fa, un flirt non andato a buon fine. Oggi si sono ritrovati nella stessa casa e il loro rapporto è altalenante. Non solo, ancora non si è capita la verità sulla natura della loro passata relazione. Lui afferma di essere stato molto innamorato e di aver vissuto insieme a lei dei momenti profondi e meravigliosi. Lei, dal suo canto, dice di non essere mai stata realmente interessata e di non aver sopportato, a suo tempo, la mancanza di discrezione da parte dell'uomo. Questa storia ha portato già a differenti dinamiche, che si sono venute a creare all'interno del GF VIP e che hanno dato a Gianmaria Antinolfi molto spazio. Uno spazio che si è sempre conquistato grazie alle sue donne. Di flirt in flirt, l'uomo ha fatto in modo di rendere sempre pubblici i suoi famosi amoretti, conquistandosi oggi un posto nell'ambito reality. Che quest'anno, dopo il successo dell'ultima edizione, vanta davvero un cast eccezionale. Ovviamente, l'imprenditore è solo all'inizio della sua scalata al successo e ha intenzione di creare ancora molto dinamiche. Nelle ultime ore, una rivelazione che ha fatto Alex Belli è stata ripresa da moltissimi telespettatori che hanno criticato Gianmaria Antinolfi. Confidandosi con Alex Belli, l'uomo gli ha svelato di aver preso degli accordi speciali con la produzione del GF VIP per creare casini con le donne all'interno della casa. Ha spiegato che sarebbe stato più che disposto ad andare a letto con una delle sue coinquiline VIP, pur avendo, a casa, una fidanzata che lo aspetta. La stessa che sui social ha affermato di non essere più seguita dal suo profilo ufficiale. Ovviamente, Gianmaria Antinolfi ci ha tenuto a specificare che avrebbe inscenato tali casini soltanto se la produzione del GF VIP avesse inserito donne piacenti da conquistare. I telespettatori, ascoltando le sue parole, si sono adirati considerando l'imprenditore un costruito. Non solo, le sue affermazioni mettono in ombra lo staff che lavora dietro al famoso reality e lo stesso Signorini che potrebbe avere delle ripercussioni dopo queste parole. Come si sa infatti, a Pier Silvio Berlusconi non piace che nei suoi programmi ci siano ombre soprattutto al GF VIP. Staremo intanto a vedere se Antinolfi riuscirà a entrare nel letto di una delle concorrenti. Parte il toto nome su chi sarà la sua vittima. Tutti gli occhi sono puntati sull'ultima arrivata, Sophie, ex tronista di Uomini e Donne. 2. Dramma Roberta Capua, allontanata dalla Rai, lei sbotta e svela tutto. Ecco chi è l'uomo che mi ha fatto del male. Roberta Capua ha svelato tutta la verità sul suo allontanamento dalla televisione nel corso di una recente intervista. Dopo un successo strepitoso raggiunto negli anni 90, infatti, la donna è scomparsa dal mondo del piccolo schermo per un lunghissimo periodo.
Tutto è cominciato quando nel 1986 vinse il prestigioso concorso Miss Italia. La giovane aveva seguito le orme di sua madre, che aveva vinto invece nel 1959. Le due sono sempre state accomunate dalla loro grande bellezza. Bellezza che l'ha portata sul podio anche a Miss Universo. L'Italia non ha mai vinto Miss Universo, ma grazie a Roberta Capua ha potuto sognare di farlo. Nel 1987 la giovane, infatti, si è classificata al secondo posto. Solo un'altra volta il nostro paese è arrivato vicino a vincere la competizione mondiale, precisamente nel 1960 con Daniela Bianchi. Dopo la vittoria, la giovane si è lanciata nel mondo televisivo con una carriera tutta in salita. Cominciando come valletta, ben presto è diventata presentatrice, quindi anche modella. La sua notorietà è esplosa negli anni 90, fino a quando non ha avuto un figlio con l'imprenditore Stefano Cassoli. Roberta Capua ha sposato l'uomo nel 2011, ma del loro amore era già nato Leonardo nel 2008. È da quel momento che non l'abbiamo vista più protagonista dei vari programmi televisivi. La donna è stata quindi allontanata dalla TV perché ha scelto la maternità. Lei ha rinunciato alla sua brillante carriera per dedicarsi completamente alla famiglia, valore in cui crede molto e che viene prima di ogni cosa. Ha raccontato di essere molto segnata dal suo rapporto con il padre, che mai era orgoglioso di lei. Questo l'ha sempre resa molto insicura ed è rimasto un tasto dolente nella sua vita ancora oggi. Per questo ha cercato di essere una madre migliore. Roberta Capua ha aspettato che il figlio crescesse prima di far ritorno sul piccolo schermo. Ormai dimenticata, ha dovuto riconquistare i telespettatori partecipando a un reality show. Da buona madre, quello scelto per il suo nuovo debutto è stato Celebrity MasterChef Italia. La donna infatti ha ammesso che non sarebbe mai riuscita a entrare nella casa del grande fratello VIP, con le telecamere puntate addosso 24 ore su 24. Con MasterChef ha potuto mostrare le sue abilità di cuoca, sicuramente migliorate in questi ultimi anni passati a badare alla casa e ai due uomini della sua vita. Dopo Celebrity MasterChef, Roberta Capua ha fatto il suo ritorno in Rai. L'abbiamo vista quest'estate alla conduzione di Estate in diretta, la versione estiva di La vita in diretta, condotta da Alberto Matano. Un compito molto difficile quello che le è stato affidato. Ma l'ex Miss Italia lo ha portato avanti con professionalità e simpatia, conquistando critica e pubblico. Incerto invece è il suo futuro. In una recente intervista si è lamentata del fatto che la televisione non è più meritocratica e che spesso vengono lanciate persone incompetenti. Per il momento, la donna non ha firmato nessun nuovo contratto, ma in molti vorrebbero vedere Roberta proprio al fianco di Matano in sostituzione della Cuccarini in una nuova conduzione a due. Sarebbe un bel passo avanti e l'idea piace a qualcuno anche in Rai. 3. Arisa e Andrea Di Carlo, la soap opera non è finita. Foto e retroscena. La cantante e il manager sono, nuovamente, tornati insieme, ecco lo scatto che conferma il ritorno di fiamma. Si lasciano, si riprendono, si dicono addio e poi tornano insieme, in un loop infinito. Ecco come potremmo descrivere, in poche parole, l'infinito tira e molla sentimentale che vede i protagonisti Arisa e il suo Andrea Di Carlo. Anche se ufficialmente la relazione fra i due dovrebbe, il condizionale ed obbligo, essersi conclusa da mesi, pare che in realtà le cose stiano in modo molto diverso. Ma proviamo a fare un po' di ordine in questo marasma. I due avrebbero dovuto sposarsi, almeno secondo i piani di iniziali, lo scorso 2 settembre. Lui le aveva persino regalato non uno ma ben due anelli di fidanzamento. Tuttavia, qualcosa è andato storto.
Andrea Di Carlo, a marzo di quest'anno, aveva raccontato ad Oggi di aver deciso di lasciare Arisa e, di conseguenza, di annullare le nozze. La rottura era stata in qualche modo anticipata dalle lacrime di Arisa in diretta a Domenica Inn, in occasione di un'intervista di Mara Venier incentrata, ovviamente, anche sul tema dell'amore. Eppure, nei giorni scorsi, fra il manager e l'artista, sembrava essere tornato il sereno. Da diverso tempo, infatti, i due apparivano sempre più spesso sui social dell'artista, un atteggiamento decisamente sospetto, soprattutto alla luce dell'enorme delusione che Arisa aveva dovuto sopportare. Il riavvicinamento, insomma, sembrava essere nell'aria da ormai diverso tempo. Ed ecco che, nelle scorse ore, Arisa e Andrea Di Carlo sono effettivamente apparsi felici come non mai sulle pagine di Novella 2000. Il noto settimanale di gossip ha ritratto i due impegnati in un romantico bacio. Qui sotto lo scatto apparso sulle pagine del magazine scandalistico con Di Carlo in ginocchio per la sua amata. Ecco come il giornale diretto da Roberto Alessi ha commentato lo scatto. Bravo chi li capisce. Rieco Arisa e Andrea Di Carlo insieme. Lui in posa implorante, pare Enrico Ivi davanti al Papa a Canossa. Ma cosa avrà da farsi perdonare dalla cantante? Si prendono e si lasciano di continuo, né con te, né senza di te. E quando si lasciano volano parole grosse. E quando si riprendono baci e scene altrettanto clamorose. Ma non è che ci si lascia ogni incomprensione. Non sarebbe meglio accettare che la loro relazione è così? Fumantina. Meglio per loro, forse, che potrebbero iniziare a costruire oltre le mattane da fidanzatini infiammabili. Meglio per noi che potremmo iniziare a non sentirci in difficoltà nel conto dei tira e molla. Il riavvicinamento fra Arisa e Andrea Di Carlo è dunque destinato a durare? Non ci è dato sapere. Quel che è certo è che, considerate le loro recenti montagne russe sentimentali, tutto è possibile. Nel bel mezzo di questa passione ritrovata, Arisa si prepara nel frattempo per una nuova sfida professionale. L'artista lucana è infatti stata proprio di recente confermata come concorrente della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza ad ottobre. Grazie a tutti e se vi piace il nostro canale lasciate qualche commento al di sotto.